UEFA has dedicated support programs for all its top club competitions and national team competitions, and UEFA invests money in supporting those clubs to make sure the pitch conditions are the best possible for the matches. We look at different criteria, so the primary factor for us is player safety, so the pitches should be safe for the players. I'm the pitch and technology specialist at UEFA, and I work in football operations unit. So our responsibility is to look after pitch quality and to support the clubs and national teams playing in our competitions. The aesthetics of the pitch are important for us, how the pitch looks to the spectators in the stadium and on television, because clearly it represents the club, it represents UEFA, the city and the brand of the competition. Innovation is increasingly important in the field of pitch quality, so hybrid pitches or reinforced pitches and those technologies have had a huge impact on player quality. When you see pitches on TV these days in elite level football, it's very rare that you see goal mouths with a massive loss of grass cover, bare patches of grass like you used to see in the 90s perhaps. So that technology has already improved playing conditions significantly. The equipment that the groundskeepers use, the mowers, the lighting rigs, the artificial light that we can provide to a pitch to help with growing conditions, the type of fertilisers and products and seeds, it's all improved a great deal, and that helps the groundskeepers deliver higher quality pitches. Qui allo stadio sono circa 75 eventi sportivi l'anno, di cui 38, insomma 50% partite e 50% allenamenti. Io sono Stefano Meli, sono un agronomo, libero professionista e sono consulente per il Comune di Firenze per la manutenzione dei campi sportivi dello stadio, dello stadio d'atletica e dei campi da calcio del centro sportivo di Firenze. Allora, quello che vediamo oggi è stata sostituita durante l'estate, dopo i concerti. Ci sono stati dei concerti e alla fine il manto era danneggiato e abbiamo cambiato tutto il campo. Allora abbiamo iniziato, noi abbiamo giocato qui, è stata una partita domenica sera, per cui abbiamo iniziato da lunedì a preparare il campo cercando di rimettere i danni della partita della domenica sera, per cui il primo lavoro è stato manuale di rimessa di retopping, di sistemazione del campo. Poi abbiamo passato le macchine per portare via l'erba secca, l'erba morta, poi abbiamo fatto dei trattamenti biostimolanti per far riprendere le piante, per farle radicare, per fare una rivegetazione più forte. E poi con i tagli e la risegnazione, l'ultimo segno, l'ultima ripresa delle linee per la partita. E poi vabbè, le bandierine, la porta, cioè quelli sono gli accorgimenti per rendere il campo pronto per l'impiego. Alle 19 entrano in campo i giocatori, alle 20 entrano in campo i giocatori, e dopo inizieremo a rimettere a posto manualmente con 6 persone il campo a posto manualmente, con il rastrello, con il lavoro manuale. Quello che facciamo oggi è solo questo, ecco, prima della partita, prima durante l'intervallo e poi alla fine della partita. Diciamo, oggi diciamo, penso gli elementi principali sono la tecnologia, il budget, per cui il livello tecnologico a disposizione di chi gestisce i manti, perché il calcio, i manti erbosi per il calcio hanno avuto un incremento di esigenze e di aspettative molto alte. Heavy usage obviously impacts the quality of the turf, we lose grass coverage. Also, climate change is a big issue for us, so we've had extremely hot summers and cold winters, and that really has an impact on how the groundskeepers work. We have to try and support them through these difficult processes as much as we can.